Come abbiamo già accennato nel precedente episodio, è il 13 gennaio del 2021 quando si diffonde una notizia molto particolare, ovvero l'EFSA approva il consumo di larve di Tenebrio Molitor. Viene infatti pubblicata una scientific opinion riguardante proprio la sicurezza delle larve di Tenebrio Molitor essiccate come novel food ai sensi del regolamento 2283 del 2015, relativo proprio ai novel food o nuovi alimenti. A condurre questo studio sono stati proprio i 26 tecnici facenti parte dell'EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens. Ma prima di comprendere quali siano le potenzialità di Tenebrio Molitor, bisogna valutarne la classificazione tassonomica per comprendere effettivamente chi sia questo insetto. Guardando i vari taxa, infatti, possiamo notare come questo organismo sia effettivamente un animale, perché parte del regno degli Animalia, sia un insetto, perché parte della classe degli Insecta, e sia effettivamente un coleottero, proprio perché parte dell'ordine dei Coleoptera. Andando più nello specifico, possiamo cogliere poi qualche informazione in più riguardante questo insetto. Infatti, esso è parte della famiglia Tenebrionidae, appartiene al genere Tenebrio e alla specie Molitor. Tenebrio è un termine che deriva dal latino e vuol dire amante delle tenebre, colui che agisce nell'oscurità, proprio ad indicare l'indole lucifuga di questo insetto. Amante del buio. Alla stessa maniera, anche molitor è un sostantivo derivante dal latino, che vuol dire letteralmente mugnaio, ovvero l'operatore che lavora in un molino, ovvero quella struttura adibita alla trasformazione di cereali in farina. E questo nome ci dà delle informazioni molto importanti su questo insetto, che nonostante sia onnivoro, quindi capace di alimentarsi sia di alimenti di origine vegetale sia di alimenti di origine animale, effettivamente prediliga gli alimenti di origine vegetale, quali ad esempio le farine, derivanti direttamente dalla molitura dei cereali. E questa peculiarità chiaramente lo rende un organismo particolarmente dannoso, sia a livello economico, sia a livello sanitario, per tutte quelle aziende che effettivamente lavorano materie di origine cerealicola, quali ad esempio i mulini, quali ad esempio i biscottifici, i pastifici, semplici magazzini di stoccaggio di cereali e così via. E chiaramente i danni sia economici sia sanitari sono particolarmente ingenti. A livello economico, un organismo che trova un ambiente ideale, come ad esempio un magazzino di stoccaggio di derrate alimentari quali i cereali, in cui è presente cibo, è presente oscurità, trova un ambiente idoneo sia alla propria crescita che anche alla propria proliferazione, e ciò comporta sicuramente un aumento del numero di infestanti nel giro di poco tempo su quella determinata derrata alimentare. Mentre a livello sanitario uno dei maggiori problemi creati da questi insetti è proprio la presenza di escrementi effettivamente presenti sulle materie prime che devono essere lavorate per poi essere trasformati in alimenti. Da sommare poi alla possibile presenza di allergeni derivante proprio da questo insetto che ha contaminato la derrata alimentare, allergeni che possono appunto indurre vere e proprie reazioni allergiche a chi ne soffre. Stiamo parlando di allergeni come ad esempio la tropomiosina, presente sia nei crostacei sia negli acari della polvere, che può appunto provocare danni a chi ne è suscettibile. In aggiunta a tutto questo, Tenebrio Molitor è anche in grado di nutrirsi di guano e pollina, ovvero gli escrementi che derivano direttamente da pollame. Questa caratteristica permette a quest'ultimo di sopravvivere, di crescere, di proliferare anche in pollai e quindi di essere un infestante anche di prodotti carnei, come il pollo appunto. Inoltre, questo insetto ha un ciclo vitale particolarmente lungo, ciò vuol dire che è richiesto molto tempo prima che dallo stadio larvale si raggiunga effettivamente lo stadio di imagine, ovvero lo stadio finale della forma di un insetto. Se ne deduce che tutti quei luoghi effettivamente infestati da questo animale manifestano una prolungata assenza di pulizia ed igiene. Ma per comprendere meglio quale sia il ciclo vitale di questo insetto, bisogna partire dal presupposto che questo animale è un olometabolo, ovvero manifesta una metamorfosi completa. Ciò vuol dire che una volta schiuso l'uovo, ne uscirà fuori una larva. La larva attraverso successive mute si allungherà fino a raggiungere tramite la prima metamorfosi lo stadio pupale, ovvero di pupa. Successivamente, con la seconda metamorfosi, la pupa raggiungerà lo stadio di imagine, ovvero di insetto perfetto.
Ovviamente la durata di un ciclo vitale di un insetto di questa tipologia dipende da numerosi fattori, come la presenza di cibo o ad esempio la temperatura effettivamente presente nell'ambiente di crescita. Sappiate infatti, ad esempio, che ad una temperatura di 28 gradi centigradi lo stadio larvale di questo insetto può sopravvivere per ben 6 mesi e svolgere oltre le 10 mute prima di raggiungere lo stadio pupale, mentre ad una temperatura di 20 gradi centigradi lo stadio larvale può arrivare fino ad 11 mesi e svolgere oltre le 18 mute. E spesso lo stadio larvale di questo insetto, quindi la larva, viene utilizzato come insetto da pasto per la crescita di rettili ed uccelli domestici, mentre lo stadio pupale può durare dall'una alle 2 settimane prima di trasformarsi in insetto adulto. Lo stadio finale è caratterizzata per una forma ovoidale allungata dell'insetto, da elitre, ovvero ali sclerificate, scanalate longitudinalmente, e da un colore che può andare dal nero brillante al marrone chiaro. Inoltre, ogni adulto di questo insetto, avendo un apparato riproduttore ben sviluppato, può produrre in una vita tra le 80 e le 500 uova. Ed è così che, dal gruppo di uova deposte raggruppate assieme, dopo 2 settimane di incubazione, iniziano a fuoriuscire le prime larve. Ed è così che inizia un nuovo ciclo biologico per questo insetto. E con questa panoramica generale abbiamo finalmente compreso chi è Tenebrio Molitor. In video successivi, invece, analizzeremo quelle che sono le potenzialità di questo animale come insetto commestibile. Ci vediamo al prossimo video.